per noi dell'associazione Il Sogno di Samuele è un piacere accogliere tutti quanti gli atleti in questa edizione rinnovata. Infatti per noi è un anno zero, diciamo, rispetto alle passate edizioni che comunque hanno avuto un grandissimo successo. Abbiamo rinnovato l'aspetto della comunicazione, abbiamo rinnovato l'aspetto anche organizzativo e quindi vogliamo essere più vicini al territorio. Grande novità di quest'anno è la presenza di un secondo tracciato rispetto all'8,5 km che è quello dei 2 km. Infatti non abbiamo pensato soltanto agli atleti che comunque sono il nostro cuore pulsante, però anche alle famiglie, perché la cosa importante è riuscire a coinvolgere sul territorio di Mappano per un progetto importantissimo come quello dell'oratorio. Infatti la cosa più importante è riuscire a trasmettere attraverso queste manifestazioni il senso di comunità, comunità per Mappano ma per tutto il territorio. Infatti il progetto dell'oratorio e centro polifunzionale giovanile sarà rivolto non soltanto per attività di catechesi o per attività strettamente religiose, ma proprio di un carattere aperto a tutti quanti, proprio per venire in aiuto e comunque in soccorso a quelle che sono le esigenze della popolazione. E di questo però vi spiegherà meglio Massimo. Allora, parliamo del nuovo oratorio di Mappano. Il progetto, si parla già di un'avventura che è iniziata 8 anni fa, almeno, con i primi schizzi, le prime idee. Dopodiché c'è stata la presentazione della richiesta di permesso di costruire e ben dopo 8 anni, a maggio di quest'anno, il Comune di Mappano ha rilasciato il permesso di costruire, che è un documento fondamentale per poter iniziare i lavori. Allora, dove sorgerà questo oratorio? Sorgerà accesso da via Parrocchia vicino al santuario di San Michele, quindi da via Parrocchia stessa. Da che cosa è costituito l'oratorio? Costituito da un teatro di 250 posti, da una sala multifunzionale, da 6 aule catechesi e da una serie di spazi all'aperto collegati con dei porticati e ci sarà anche un campo, diciamo, multigioco. Bene, i lavori inizieranno molto presto, praticamente fra 2 giorni, quindi cominceremo a rimuovere l'Eternit dalla copertura, a demolire il vecchio oratorio e poi ci saranno chiaramente tutta una serie di fasi complesse con la realizzazione dell'oratorio vero e proprio, con un cronoprogramma che andrà, diciamo, a soddisfare sia esigenze prettamente dell'oratorio stesso che anche le risorse dell'associazione. Bisogna seguirle in base a manifestazioni come questa.